Ok ragazzi, siamo qua su questo nuovo appuntamento su Resident Evil 7. Purtroppo, quando le cose non vanno bene, la serie non può proseguire giornaliera perché mi è registrato malissimo. Ho impostato la qualità medio, tutto medio, perché è un gioco pesante, ma se sei ignorante succede così ragazzi. Niente, no, adesso dobbiamo proseguire. Andiamo adesso alla festa. Andiamo alla bella festa. Solo che io voglio un pochino vedere cosa possiamo combinare. Possiamo porre lo sparo, che sarebbe una grande cosa. Sarebbe molto, molto utile, ecco. Oppure abbiamo i colpi. No. Proviamo a fare i colpi, va. Facciamo così. Il fucile ce lo prendiamo. Non possiamo. Non possiamo prendere il fucile. Allora, questo da fuoco secondo me adesso sarà poco utile. Cioè non vedo perché ci sia solamente per quelle mosche lì che volano in giro. No? E basta, poi non mi serve. Veramente non mi serve. Quindi vedremo, magari mi sbaglio. Così, perfetto ragazzi. Andiamo. Andiamo. Siamo rimasti qua. Io ho un po' esplorato la zona. Mi sono preso i trucchi. Per esempio qua dietro ragazzi, guardate qua. Qua bisogna mettere l'ascia e ti apri dentro. C'hai il coso di stabilizzatore. Quindi tanta roba, diciamo. Poi mi sono trovato ancora cosine che sono dappertutto. Adesso andiamo avanti. Le schede le ho già appoggiate, ma adesso è solamente da aprire la porta, ragazzi. E proseguiamo. Insomma, qua è la nostra festa che ci ha preparato il nostro caro amico Lucas. Molto caro. Vabbè, il calo di frame un pochino a volte c'è sempre. Non c'è alternativa. Musica rock. Ma vabbè. Noi vediamo. Questo merito non va. Che cosa qui? Sai a che serve? Indovina che cosa ci vuole fare Zoe? Lei pensa che sia speciale? No, Ethan. Non è speciale, no. Questo. Proprio questo qui. È speciale. Lo sai, Ethan? Non è detto che proprio tutti vogliano tornare al passato. Che cosa? Cara Evelyn! Voglio solo fargli capire. Voglio soltanto fargli capire che non tutti sono disposti a fare marcia indietro. Zoe è una stupida stronza. Non riesce a capire che non voglio tornare a com'ero prima che papà vi trovasse tutti. Non tutti vogliono tornare indietro. Quindi... Allora, Ethan... Ethan... Puoi... Tu puoi cercare i tuoi cari ingredienti quanto vuoi in quella sporca casa macilenta. Provaci! Ma no! Non troverai proprio un bel niente, Ethan! Vuoi creare il siero? Oh, ridicolo! Dovrai uccidermi. Capito? Quindi, Ethan, che ne dici? Dispiace per il ritardo, guardate, ma l'errore del gioco sta roba, non è che a me lagga. Guarda, dovrei uccidermi, capisco, è proprio
Non ho fatto male, io già lo so perché ho giocato ieri, oggi sto rifacendo. E non è una... non sarà una puntata impegnativa. Ne ho viste molto più brutte, ecco, insomma. Qua abbiamo l'erba. Oh, e qua, signori, si inizia a ragionare. All'inizio l'ho colpito di coltello, poi però, insomma, ci sono le trappole. Però ci vedi davvero bene. Insomma, bisogna stare attenti, ecco. Il manichino. Aspetta, ma sono... sono... munizioni... Ok, sto usando allora quei normali. Non voglio usare potenti. Non c'è niente, no. Insomma, le trappole me le... Ah, qua, se sparo vado in... Poi, ragazzi, qua... Allora, qua c'è una. Qua, ragazzi, c'è il tesoro, eh. Questa è la foto che me la ricordo e qua c'è kit riparatori che può essere utile, ma insomma, non granché. Allora usiamo stabilizzatore per sparare più velocemente. Riparatori. Ok, abbiamo migliorato la velocità. Poi c'è un bel pacco, no? Qui. Insomma, un bel pacco. Cosa ci sta qui? All'inizio pensi è una fregatura. Ah, ma non lo è. Non lo è. Ma questo qui lo è, ragazzi. Qua. Faccio anche mossare, qua. Cioè, adesso lo so, ma all'inizio mi sono fatto il danno proprio bruttissimo. Aspetta, qua. Uno. E due. Ok. E siamo qua, ragazzi. Siamo qua dove abbiamo visto anche il La filmato. cazzo di password. Prova 0814. No, 0621. No, è 0514. Su, dai, prova a girare la ruota. Ma io il pin lo so, guarda. 1, 4, 2, 8. Come no? Devo trovare la password. Come no? Vabbè. Allora ragazzi, proseguiamo. Credevo, ma a quanto pare mi sto sbagliando. Qui c'è la scatola buona. Quella... Questa qua c'è l'esplosivo. Lo so perché ho giocato ieri. Ma la registrazione è andata di merda. E vabbè. Fluido chimico. O qua, perché non lasciamo qua il bagaglio? Qui combustibile che... Ma cosa sto combustibile qua? Mi sta scassando le palle. Qua c'è lo stronzo. È andato. No. Oh. Insomma, se avrei anche un'altra pistola, magari più forte. Uno.
non l'ho vista. Non lo. Non vedo io. Uno. Due. E tre. Ok. Che cazzo era? Strano. Volevi. Volevi. Moneta antica. Belle, le monete antiche. I colpi stanno mancando. Ci abbiamo solamente 10 colpi potenti. Ma qua adesso inizia una mini festa. Ok, bella. Insomma, sono potenti, sti colpi qua. Molto bei colpi, eh. C'è un pacco. Mamma mia, ho rischiato come. Come non so cosa, eh. Insomma, non è assolutamente buono fare questa cosa. Sconsigliata a tutti i giocatori. E qua, e qua. Allora. Anche così, si può fare. E c'è il fluido chimico forte. Ok, tanta roba qui allora. Insomma, vedete anche voi potete notare che insomma succede di poco. Non abbiamo tante emozioni. Oh. Ok, questa è buona. Insomma, non è che c'è qualche padre o madre che ci segue, ormai sono morti. Qua ci serve il coso. Una batteria. Questa è anche buona. Combustibile. E qui c'è la batteria. La batteria che la metteremo lì. Oh. E questa è anche buona. Ma dai, quanto combustibile? Non mi serve il combustibile. O forse mi servirà. Trappola, signori. Trappola, trappola. Adesso andiamo a posizionarlo lì e. E vediamo cosa succede. Vabbè, non ormai è classico, eh? Anche sulla torta era così. Silenzio. Signore e signori, macchine e bambini, ecco a voi pianine di sangue. Niente colpi bassi, signori, abbiamo regole. E ragazzi, si parte. Non gli fa niente di danno. Qui c'è un, diciamo, un mini boss, ma insomma non è un boss, eh. Oh, sta per vomitare. Ossia. Ossia. Insomma, dai, non è un boss, dai. Dai, è troppo facile questa cosa. Gassone a terra, gassone a terra.
preferito. Ok, e la festa è finita qua. Peccato. No dai, era facilissimo sto boss, che c'è. Almeno che arrivavano in due o non lo so. Che poi non capisco combustibile, ragazzi. Lancia fiamme. Non fa un cavolo di danno ai mostri, non fa niente. Fa un danno zero. Niente scarso. Non mi piace, basta. Ok. Ci siamo qua. Integratori. Fluido chimico. E qua c'è la reazione a password 1408. Ancora sbaglio, non ci credo. Oh, io ho messo qua 1428, vero? Allora, ieri quando registravo ho detto sarà 1428, ho sparato. E ho sparato 1428. E a quanto pare ho confuso tutto. Proprio ho fatto un casino. Io adesso farei così, perché fico stimolante, mi piacciono un sacco. Dove tanta bella roba, magari anche qui, ma non lo so dove usarlo. Insomma, è molto utile. Molto utile. Ed è 1408. Non è 1428. Moneta antica. Però posso tornarci? Posso tornarci? Sperando che non si chiude. Facciamo così. Questo è per la munizione 44, che è fortissima. Voglio la moneta antica. Guarda, bella moneta antica. Belle, belle, mi piacciono un sacco le monete antiche, raga. Sono molto belle. Così. E adesso possiamo anche andare alla festa, raga. Non è 142, ma 1408. Così. Open. Open e vai. Yo, amico, questo è un test, quindi non barare. Quella roba che trasporti, liberatene. Volevi. Insomma, adesso lui no. Pensa che Lucas non sa che abbiamo visto il video, non sa niente. E vuole fregarci, quindi che moriamo in questo suo giochetto, perché insomma, se tu non hai visto il video non puoi sapere già a memoria cosa scrive là loser, no? E quindi tu fai in modo tale che il benzina ti scorre per la mano. Anzi, scorre il benzina e la muori, no? Ma noi lo sappiamo. Oddio, eccolo. Buon divertimento. Buon divertimento. Vedremo alla fine chi se la ride di più. Candela. Bisogna andare così. Happy birthday. Guarda. Conosciamo, ragazzi, già la scena. Adesso inizierà a parlare. Allora, cosa ne dici se facciamo un bel gioco? Devi solo accendere la candela e metterla sulla torta. Baciami il culo. Ethan, le parolacce no. Ci sono bambini nell'edificio. Da qualche parte. Credo. Non sono più sicuro. Facciamo così. Nel frattempo si sta accendendo da solo. Qui tiriamo l'acqua. Prendiamo il cannocchiale. Cioè, non capisco. Questo cannocchiale a cosa serve? Cannocchiale sporco, ragazzi.
Non lo so, ci sono qualche forme. Non lo so, non capisco cosa ci fa questo cannocchiale. Non ho la minima idea. Prendiamo così, tac, te vai. Il fuoco. Andiamo là. Noi sappiamo tutto. Vai. Palloncini. Andiamo qui. E noi sappiamo, ragazzi, qual è. E loser. E grazie a questo facciamo tanto profitto. Loser, eccolo. Aperto. Aperto, prendiamo la monopola valvola. E là il palloncino di merda, guardalo, palloncino gonfiato. Facciamo così. Così. E l'acqua non scorre più, vedete. Non scorre più. Ed è fatta. Ed è fatta. Prendiamo la candela. Vedi? Lui già pensa ormai, adesso. Vedi che non ha paura? Happy birthday. Buon compleanno. Senti l'orologio, però almeno va indietro. E vedete che non ha preso fuoco. Perché non c'è benzina. Figlio di puttana! Saresti dovuto morire! Bomba a tempo. Volevi. Vedete, qua c'è sta roba, qua c'è il benzina. È andato, ragazzi. Quello doveva essere per te, dannazione. Chi è stato qui? Mia. Mia. Mia! È ancora viva. Tu chi sei? Dove siete? Siamo proprio oltre il molo, fuori da quella stanza. Veloce. Bene, bene. Ethan. Ma che cazzo vuoi tu? Sei morto. No, non è il momento. Non ancora. Che fortuna. Senti, a meno che non nasconda un asso nella manica, ti consiglio... Ti svelerei tutto, Ethan. Ma odio rovinarmi il finale. Stronzo. E qui c'è, ragazzi, la testa di serie D. Finalmente. Finalmente. Mappare dei test. Mini salvataggio. Abbiamo già abbastanza tempo. Forse sarà una... anche una lunga serie. Ah, ostia, levati! Bello è così che puoi spostare sti... cagate qua. E niente, riprendiamoci tutto. Quello che, le cose più importanti almeno. Allora, la pistola. Dove veniamo? Oh, che bello! Siamo all'aperto, signori.
Siamo fuori, non lo so dove. Stile vecchia casa. Arrivano munizioni e pistola. Arriva tante belle notizie. Arrivano. Ma si può saltare già? No. Qua c'è il nostro bel. Devo tornarci indietro. Mi devo scassare le palle. Prendere sta roba. La manovella. E daghe. Manovella. Ok, perfetto. Andiamo avanti. Arrivo mia. Arriviamo, ragazzi. Forse questa puntata sarà un pochino più lunga, ma va bene. Ok, beh, molto carino, qua. Ma dove? Guarda che posto, qua si potrebbe fare una bella avventura, Più che altro. Ah, ragazzi, lì è dove abbiamo affrontato la nostra amica, vi ricordate? Nella vecchia casa, lì. Non vecchia casa, no, ma... Il boss della madre. Mi ricordo molto bene. E adesso? Qua c'è qualcosa? Sì, qua ci servirà ancora la manovella. Madonna, come soffia, ragazzi. Qua cosa c'è? Ci sono due scatole che me le stiamo a distanza, stiamo meglio a distanza, non ho più. Non, finché c'è sto ragazzino qua, Lucas, non mi fido più, Meno, vabbè, col fuoco è molto utile, dai, sta roba. Tanto almeno un po' il fuoco ci aiuta. Oh, aspetta, qui è pericoloso, Qui ci abbiamo ancora munizioni e pistola. È morto? È morto. Che cazzo è sta musica? Devo andare di fretta? Come di fretta. Ossia. Chiudi sta porta. Oh. Oh la Madonna. Non è fuori, quando senti quella musica lì, insomma, vuol dire che devi levarti dai coglioni. Cartucce e fucile, meno male. Checkpoint. Oh, che bello, guarda che bel checkpoint. Ci abbiamo tutto, guarda, ci abbiamo cartucce che serviranno sicuramente a qualcosa. Ci abbiamo l'erba, cartucce, ci abbiamo tutto, Insomma, ci stiamo armando tantissimo.
Abbiamo anche psicostimolanti. Vediamo cosa possiamo fare. Attualmente niente, quindi facciamo un po' di ordine e andiamo, ragazzi, vediamo cosa succede. Normalmente qui sono le ragazze. Eccole là, ragazzi. Sono qua. Dunque ancora viva. Insomma, così è la situazione. Zoe, io... Non adesso, non abbiamo tempo. Hai entrambi gli ingredienti. Sbrigati e dammi gli ingredienti del sieno. Che palle, ostia. Che scassione di coglioni. Devo andare giù, devo andare qua e devo dargli sti ingredienti. Allora, braccia serie D, abbiamo detto. E testa serie D. Insomma, le due fondamentali, ecco. Ok. Sbrigati e dammi gli ingredienti del siero. Ostia. Proprio qui. Dovrebbe bastare, no? Dobbiamo fare molto in fretta. Mio padre e Lucas non sono lontani. È qui. Papà sta arrivando. Bene, ce n'è abbastanza per due. Allora, cosa? Non capisco, ragazzi, perché sta ritardando. Ma proprio il gioco, non è che ritarda la registrazione, proprio il gioco sta ritardando. Il Zexon. Perde colpi sto gioco. E ho ottenuto il siero, cosa si fa? Qui fuori c'è una barca. Andremo alla palude. Ma senza il siero saremo spacciati. E cosa fai adesso? C'è un zaino? Ehi, uno di questi è mio. Dio, Zoe, riporta quel tuo culo a casa. Comunque, mi occuperò di te più tardi. Comunque il personaggio che siamo noi in prima persona fa sempre uguale, le voci quando viene ferito. Mamma mia, è un boss, questo. Ostia! Ora complotti contro di me! Contro mia famiglia! Ma chi è questo? Sembri un giradischi rotto! Ricarica, ricarica. No, ostia. Bello questo. Ricarica subito,
deve caricare, eh. Allora, dov'è ancora un occhio? Lo vedo l'ultimo occhio, eh. Oh, dai, adesso deve andarsene. Sto boss di merda. È proprio il padre. Ma che cazzo è, Olf? Padre. Ora sei della famiglia. No, è proprio il padre, ragazzi. Il papà. Ora sei della famiglia. Mani fermo. E lo vedo all'ultimo occhio. Dai, dimmi sempre quando ti fai stanzare, dai. Oh, signori. Come no? Mi son parato. Questa l'ho beccata. Mani fermo. Sì. Alleluia, ragazzi. Ora le viste proprio tutte. Le viste tutte, ti credo. Ethan, di qua. Sì, ma io. Dove sono andato? No, dai, però basta. Usa il fiero su di lui. Tu vuoi che io lo curi?
Oddio, l'abbiamo curato, cosa? Sì. Abbiamo curato il padre, ragazzi. Tutto bene. Sì. Andiamo. Mia ci aspetta. Per adesso abbiamo solo uno. E siamo qua, ragazzi, per andarcene non so dove. L'ho dovuto usare. Ne resta solo uno. Ne è rimasto uno. Ne è rimasto solo uno, davvero. E ora che ci inventiamo? Io che speravo di fuggire. Ma Zoe, andate! Vi ho detto di andarvene! Vieni anche tu. Troveremo qualcuno che ti aiuterà. È questa casa mia. Non posso cambiare il mio destino. Io ti salverò. Stai tranquillo. Non rimarrà nessuno da salvare!